Il 24 aprile 2008 i devoti del santo di Pietrelcina sono accorsi numerosi da ogni parte del mondo a San Giovanni Rotondo per partecipare alla celebrazione eucaristica per l'ostensione del corpo di Padre Pio. Noi oggi veneriamo il suo corpo, inaugurando un periodo particolarmente intenso di pellegrinaggio. Ebbene, di questo momento di così intimo coinvolgimento spirituale vorrei evidenziare due aspetti. Innanzitutto, il significato della morte. Quello che noi vediamo è un corpo morto, non più animato da quell'alito di vita che Dio, Creatore, infuse nell'argilla primordiale. Affacciandoci in tal modo sul mistero della morte, siamo invitati a comprendere che ciò che si vede non è il tutto dell'esistenza umana. Questo corpo è qui, ma Padre Pio non è soltanto un cadavere. Infatti, egli, che ha vissuto in piena unione con Gesù crocifisso, vive adesso nella definitiva comunione con Gesù risorto. Secondo il significato delle reliquie, la presenza del corpo di Padre Pio ci invita anzitutto ad una memoria, guardando le sue spoglie mortali, noi ricordiamo tutto il bene che egli ha compiuto in mezzo a noi, per mezzo di quel corpo. Prima della benedizione finale, il cardinale José Saraiva Martins, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, nella cripta della chiesa di Santa Maria delle Grazie, ha incensato le sacre spoglie del santo cappuccino, in segno di venerazione. Un clima di emozione regnava tra i concelebranti presenti nel luogo, dove per 40 anni è stato sepolto Padre Pio. Il cardinale ha concluso la celebrazione recitando la preghiera composta da Giovanni Paolo II in occasione della canonizzazione di Padre Pio. Insegna anche a noi, ti preghiamo, l'umiltà del cuore per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo. Quel corpo, reso glorioso dai disegni di Dio e dalla proclamazione della Chiesa, è ora dinanzi agli occhi dell'umanità, per rafforzare la fede e inculcare il desiderio di sequela sulla via della santità.